Diciamo che dei dinosauri, che della medicina per l'anima, ricordo sempre i libri, Occhi di storie, personaggi, quarta edizione, 572 pagine, Occhi di numero 1, le Palenopsis, poi ci sarà il numero 2, Caterci, Bidomemanda, e poi il numero 3, numero 4, numero 5 e così via. Questo si scappa abbastanza. Pensieri notturni in ordine sparso e sulle storie che vi racconto ogni tanto. Comprate, leggete e fate una buona recensione, hanno tre grandi pregi, costa poco, sono semplicissimi, li ho scritti io. Allora, la pianta di oggi è la Cischeimpia desiandra. Vedete? È una pianta della famiglia degli Oncidium. La Cischeimpia sono orchidee che vengono Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia. È una pianta da temperato, ogni tanto fiorisce, fa anche diversi fiori per ramo, questo ne è uno solo, e fiorisce soprattutto in estate, così, ma ogni tanto c'è anche qualche fiore adesso. È una pianta che io la trovo molto carina come fiore. Il nome è un po' curioso perché si chiama Cisqueimpia parva. E mi ricordo di un aneddoto, un paio d'anni fa, che ho trovato Franco Pupoli. E parlando così del nome Cisqueimpia, si fa sì. E una volta ho chiesto a. Ero con Dresler. Dresler è stato numero uno al mondo sulle orchidee, è morto mi sembra nel 2021, aveva 90 anni così. E gli ha detto: ma chi è che gli ha dato questo nome qua che non scioglie lingua? Perché è scritto, adesso vedete come è scritto, è un casino leggerlo. E fa: sono stato io. Gli ho detto: ma dai, come mai? Fa: perché? Devo dedicarlo a Schweinfurt. Che Carlo, non mi ricordo più che cosa, Schweinfurt, che è un grande personaggio delle orchidee, e ha fatto Cisqueimpia. Vabbè, dai, il nome è così. Comunque è una pianta che trovo molto interessante. Ho la memoria che è un po' ballerina. Tutti gli anni pensavo di fare il video in ricordo di Marcel Lecoq, che è stato uno dei più grandi personaggi al mondo sulle orchidee. Ci sono state molte, tantissime aziende più grandi della sua, così, ma lui è stato veramente un personaggio fantastico. Marcel Lecoq aveva questa sua piccola, era una bella azienda di orchidee alla periferia di Parigi, ma la sua azienda era un'azienda molto particolare, perché lui era conosciuto in tutto il mondo non come un'azienda di orchidee, ma come un santuario delle orchidee, perché la gente che ci andava, anch'io ci andavo come in pellegrinaggio da Marcel Lecoq, perché era veramente, lui è un personaggio fantastico, e poi le sue orchidee, per lui aveva una grandissima collezione di orchidee da Madagascar. Lui era amico di Jan Borser, ci sono diverse orchidee che si chiamano Borseri, e di un altro lì del Madagascar, e tramite loro, e la presidente della società malgascia delle orchidee, è riuscito a portare in Francia tante orchidee, è stato il primo al mondo e ha salvato tante orchidee dall'estinzione, la Greco-Longicacere e tante altre orchidee che oggi esistono solo perché le ha salvate il Marcel Lecoq riproducendole da seme. Ha scritto anche tanti bellissimi libri. È morto il 13 dicembre 2016, all'età di 103 anni. E io al 13 dicembre dovevo fare il video, pensavo di fare il video, poi mi sono dimenticato e non l'ho fatto. Stamattina il mondo mi ha detto che mi ha scritto la nipote di Marcel Lecoq e mi ha fatto leggere la mail che ha mandato in italiano per i valori. Lecoq sono tutti portati per le lingue. Lecoq ha sempre parlato bene sia l'italiano che tutte le lingue. Che mi dice: guardi, mio figlio, che sarebbe poi lei, è la nipote di Marcel Lecoq, la sua nonna, di lei, di Isabelle Bert. Mio figlio casualmente ha trovato il suo video su YouTube in cui parla di Marcel, di mio nonno. E allora avrei piacere che magari qualche volta ci troviamo per parlarne. Vabbè, è bellissimo. Allora, ho fatto in mente: sì, dovevo fare il video, mi sono dimenticato. Marcel ha scritto tanti bellissimi libri. Mi ricordo di uno dei suoi libri, che racconta di quando in Madagascar ha trovato una bellissima pianta di Grammangis salicina, una bella e rara pianta del Madagascar, di orchidea del Madagascar. E lui l'ha raccolta perché è una di quelle che vive in simbiosi con le formiche, perché voleva portarsela in Francia. L'ha raccolta, ma era piena di formiche. Quando è arrivato lontano dalla riva, l'hanno disinfettata con un fortissimo disinfettante insetticida, ma niente, le formiche non molevano, erano sempre lì. Quando è stato il momento di salire, di andare all'aeroporto a prendere l'aereo, la Grammangis era ancora piena di formiche, e allora ha deciso, non poteva portarla via così, l'ha legata su un albero lì in Madagascar e ha detto come commento: ho dovuto lasciarla lì perché le formiche non volevano che la pianta andasse via da Madagascar. Bellissimo, era veramente fantastico Marcel Lecoq.
È morto all'età di 103 anni. Graziano Maroggio ha lavorato per tantissimi anni da Marcel Lecoq, era il capo e serra di Marcel Lecoq. E poi era in pensione qui. E ogni tanto ci sentiamo al telefono, ci è sempre telefonato lunghissimo perché sì, Graziano è simpaticissimo. E tutte le volte alla fine gli dicevo: Marcel, come sta? Ah, Marcel è arzillo come un grillo. E sempre così. Finché nell'autunno 2013, novembre 2013, solita telefonata, gli ho detto: Marcel, come sta? Marcel è invecchiato, ma dai, ha 103 anni, è morto poi il 13 dicembre del appunto 2016. Vabbè, comunque Marcel è veramente un grandissimo personaggio, perché tutti quelli che l'hanno conosciuto sono stati arricchiti da lui, proprio da lui come persona, dalla sua cultura sulle orchidee, ma soprattutto come personaggio, veramente un grandissimo personaggio, anche se lui era piccolino di statura, veramente un grande delle orchidee. Dai, a domani.